State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. So che molti aspettano solo questo appuntamento per fare le scommesse, sì. E quindi colleghiamoci con lo sciamano, l'esperto di calcio e dei pronostici, il mago José Culinho. Direttamente da Brasile, nell'anno del mondiale, ecco lo sciamano del pronostico a cui le statistiche fanno una p***a. Con lui ogni scommessa è vinta, perché lui sente e vede prima degli altri chi fa gul e chi prende gul. Figlio dello stregone del Paranà, zio del mago Silva, né cugino di Leandro da Silva, è con noi il creatore del metodo Otrenigno. Prendete nota, perché solo lui trasforma i vostri sogni in realtà. Buongiorno signor Culinho, un'altra giornata di Serie A ci aspetta e quindi tornano anche le sue previsioni. Buongiorno e senza la bin a todos. Che gli astros e energia d'universo siano con voi. Ultimamente non è che ci azzecca tantissimo con i suoi pronostici, mago Culinho, quindi non faccia il santone, per favore. Pippo, stai zitto, altrimenti ti faccio malocchio. No, il malocchio no, dai. Senta, che partite ci consiglia per questo fine settimana? Oggi io sento vibrazione magica con la forza del pensiero da partita di... Vediamo. Senza la bin. Dai. Roma-Fiorentina. Okay. Livorno-Milan. Inter Parma. Bene, dai, allora siamo pronti noi. Vai. Aspetta che lo sento. Sento che... Per favore no, eh. Vabbè, io non la sopporto più che canta Ligabue, basta. Silenzio, Pippo, che sennò ti faccio malocchio. No. Vai, Cutrenigno. Vai. Roma Fiorentina, tanta gente no stadio, donne, vecchietti e bambini. Passa anche venditori ambulanti che dice: Caffè Borghetti, Caffè Borghetti. Inizia a partita o sindaco di Florença, Matteo Renzi va in mezzo ao campo. Prima do fisco do início, pende um microfone e dice: Salve, sono Matteo Renzi e sono talmente giovane che mentre tutti passano all'UDC, io devo ancora ripassare l'ABC. Partita molto scoppiettante, Fiorentina subito no attacchi. E Rossi fa un gol! Gol! 12º minuto do primeiro tempo! Sì. Ma attenzione, amici! Siamo no segundo tempo e succede una cosa incredibile na area che da Fiorentina! Cioè? Cos'è? O giocatore Borriello fa dichiarazione d'amore ao difensore da Fiorentina, Pascual. Borriello è in ginocchio. Pascua, voglio dirti che ti penso sempre, cucciolino mio. Tiè, prendi questo fiore. Cosa te che vuoi? Non posso. Ehi, ti prego, vieni a cena con me dopo la partita, chiama bello. Ma no, mai con te. Dai, su. Ti godito mai con te. Cos'è? Oh, stregheta. Filuru, mai con, si sente chiamato in causa. E gol! No! Da Roma! A forza di mai con te, Pasquale si era distratto e mai con pareggia un incontro. Oh, stregheta! Eccola che ha fatto gol! Triplice fischio, partita finita e finisce anche storia d'amore. Ma dai, ma questa storia è ridicola! Cioè, cos'è? Quindi, pareggio tra Roma e Fiorentina. Silenzio, che io sento la vibrazione della mia bacchetta magica. Senza la bin. Livorno-Milan. Prima do match, Barbara Berlusconi va a tirare su o morale dei ragazzi. Colleghiamoci con lo spogliatoio. Andiamo. Ma cosa fa la Barbara? Ma cosa fa? Non capisco. Ti faccio i disegnini, Pippo? Guarda, ma non si capisce cosa faccio. Il giovedì. Milan parte molto stanco, come se i giocatori fossero spompati. Ride. È un 43º minuto, gran botta di Ruben Botta. E gol do Livorno. E andiamo. Fine primo tempo. Gorizia, piazza di Sant'Antonio. Sì. Inizio secondo tempo. Non succede nulla. O Milan prova a reagire, ma si sente solo il buu. Do
suo pubblico. Partita finisce, Galianis viene in tribuna. Ecco, il Milan inciampa ancora, quindi. Vabbè, andiamo all'ultimo incontro. Silenzio, mia, che se non faccio malocchio. Simsalabi, Inter Parma. Come sempre, nuovo Inter para Inter di Toir. Open Gangnam Style. Oggi i nerazzurri sono scesi in campo concentrati. Non sbagliano un colpo. Ricky Alvarez, chuta e gol! Gol do Inter! Parma prova a reagire no segundo tempo. Si sente Cassano que parla com Donadoni, mas o mister sembra não capire. Se não nasci, chamanin. Se não se nasci, não se me sincende. Morte da Orbi, viene expulso Juan Jesus. Cassano aproveita do homem menos na defesa do Inter, chute e gol! No, no! Gol do Parma! Nonostante supremacia do Inter, partida finisce 1-1. No, Gulini, un altro pareggio per l'Inter, no. Vabbè, allora, grazie dei pronostici, giocheremo la vittoria di Livorno e pareggio fra Roma-Fiorentina e Inter-Parma. Vabbè, io mi gioco una schedina da 5 centesimi. Sì. Ricordate, amici a cupi pegni, nella vita per fare gul ci vuole culigno. E allora cosa aspetti? Fan gul anche tu. N2O.